Ci siamo, bentornati a questo nostro format in cui vi raccontiamo in maniera un po' più approfondita e distesa i prodotti più attesi della prossima stagione. Abbiamo iniziato con Monster Hunter World e continuiamo con un prodotto che sicuramente non ha lo stesso impatto mediatico, ma che spero possa risultare interessante. Parliamo in questa puntata di Dreams, ovvero il nuovo gioco, anzi la nuova IP di Media Molecule. Abbiamo scelto Dreams non solo perché il gioco è stato ripresentato nel corso della PlayStation Experience di dicembre, ma proprio perché nel mese di dicembre siamo stati a Guildford e abbiamo avuto modo di intervistare il team di sviluppo, fare un giro per gli studi e entrare in diretto contatto con la produzione. Vi ricordo che sulle pagine di EveryEye potete trovare anche un articolo che prenderà in esame più o meno gli stessi punti che tratteremo qui in questo video. Quindi se alla fine del video vi è rimasto qualche dubbio, ovviamente potete lasciare i commenti e le domande nello spazio apposito, io cercherò di rispondere a tutti quanti, ma potete anche andare sulle pagine di EveryEye a leggere l'articolo per trovare magari qualche informazione in più o magari per leggere appunto le domande e le risposte che si sono generate anche nello spazio dei commenti del sito. Comunque iniziamo e senza indugio partiamo da quella che è un po' la domanda che ci viene fatta più spesso, ovvero che cos'è Dreams? Possiamo dire che Dreams è un vero e proprio motore di sviluppo, un engine, insomma, un tool che permette anche agli utenti di sviluppare i propri giochi utilizzando solo e soltanto gli strumenti che la PlayStation 4 mette a disposizione, ovvero il DualShock e i Move. Quindi si torna un po' dalle parti di LittleBigPlanet, se voi avete seguito appunto il processo creativo di Media Molecule sapete che il gioco che ha reso famoso questo team è stato proprio LittleBigPlanet, che era sì un platform, ma che puntava fortissimo sugli user generated content, ovvero sui contenuti costruiti dagli utenti, dalla community. Infatti era un editor che permetteva di utilizzare gli elementi costituenti dei vari livelli per creare i propri stage, il proprio platform. Poi gli utenti avevano utilizzato gli strumenti a disposizione per creare delle cose progressivamente più fantasiose, tant'è che in LittleBigPlanet 2 gli strumenti dell'editor si erano fatti molto più complessi ed era possibile costruire anche dei giochi che non erano proprio dei platform, anzi si poteva proprio sbizzarrirci utilizzando appunto strumenti per determinare l'intelligenza artificiale, cambiare l'inquadratura, si poteva fare un buon numero di cose, non il numero di cose che si può fare in Dreams. Dopo LittleBigPlanet, in ogni caso, Media Molecule si era spostato su un altro tipo di produzione. Ha sviluppato il bellissimo Tearaway, l'aveva sviluppato per PlayStation Vita e era una delle esclusive più belle della console. Anche lì c'era un elemento creativo, in quanto era possibile appunto utilizzare poi PlayStation Vita per modificare alcuni elementi del mondo di gioco e quindi personalizzarlo. Però sostanzialmente si trattava di un platform tridimensionale con uno sviluppo lineare, ben scandito e una storia che voleva trasmettere un messaggio. Qui invece si torna dalle parti appunto di LittleBigPlanet, si torna sugli user generated content, si torna sull'apporto creativo della community. Dreams è, nelle fondamenta, uno strumento che viene consegnato alla comunità di giocatori. Tuttavia, non è solo quello, c'è anche una componente ludica. Banalmente, se qualcuno ci pone la domanda, un'altra delle domande che ci fate più spesso, ovvero c'è anche il gioco, c'è un gioco? Sì, la risposta è sì. Non è sicuramente quello il pilastro della produzione, però c'è, ovvero potete acquistare il titolo, metterlo nel tray della vostra console e giocare un'avventura molto breve. Il team di sviluppo dice che si può finire in 4-5 ore. È un'avventura abbastanza eterogenea, dal momento che sarà composta in realtà da tre storie che si intrecciano. Il Dreams, questo titolo, insomma, si riferisce anche a questi sogni, sono i sogni di un personaggio che ancora non conosciamo, insomma, che avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo della narrativa. Questi sogni si intrecciano e sono piuttosto eterogenei, sia dal punto di vista del gameplay che dal punto di vista dell'immaginario.
La prima di queste storie, quella con cui entreremo in contatto per prima, è una storia fantastica, è una fiaba, assume la forma di un platform tridimensionale molto simile a Tearaway oppure anche a quei titoli che spopolavano alla fine degli anni 90 e che adesso sono stati recuperati ad esempio da Yooka-Laylee o dal recentissimo Super Lucky Stale. Insomma, avete un po' capito qual è il canone di riferimento. Un'avventura tridimensionale con un po' di puzzle, un po' di sezioni platform appunto e un pizzico di azione. Successivamente ci si sposta in un altro di questi sogni. Queste tre storie saranno intrecciate e ci si sposterà senza soluzione di continuità dall'una all'altra. La seconda storia cambia totalmente sia dal punto di vista del gameplay che dal punto di vista delle atmosfere. Infatti ci troveremo di fronte a un'avventura grafica, proprio a un punta e clicca molto tradizionale, con tanto di dialoghi multipli e di un inventario che ci permetterà di raccogliere e utilizzare oggetti. Le atmosfere sono molto più cupe, siamo di fronte a un thriller investigativo con un tocco di noir, molto piacevole da vedere e completamente antitetico rispetto a, appunto, alla prima delle esperienze che incontreremo, ma anche alla terza, dal momento che quando ci muoveremo verso la terza di queste storie che si intrecciano, torneremo dalle parti dell'action platform, ma in un contesto completamente diverso, in un contesto fantascientifico, una sorta di avventura sci-fi in cui prenderemo il controllo di un piccolo robot che dovrà utilizzare degli impulsi elettrici per risolvere dei piccoli puzzle ambientali e eliminare dei nemici che hanno la forma di virus che possono infettare questo mondo completamente cibernetico. Comunque sia, dal punto di vista dell'ispirazione artistica, tutte queste tre piccole esperienze ci sono sembrate molto interessanti, anche se a livello di gameplay non sembrano troppo approfondite. Insomma, più che altro, anche nelle intenzioni del team di sviluppo, la volontà è quella di presentare delle esperienze che possano dimostrare quello che è possibile costruire con l'editor di gioco, perché, cosa importantissima, tutti i livelli sono costruiti non solo con l'editor di Dreams, ma anche proprio utilizzando solo e soltanto DualShock e Move. Quindi tutto quello che ha fatto il team di sviluppo idealmente lo può fare anche l'utenza. Anzi, così come succedeva in Little Big Planet, giocare l'avventura principale sarà anche un modo per capire quelli che sono i meccanismi con cui il team ha appunto assemblato i livelli o gli enigmi o l'intelligenza artificiale dei nemici, cercando di comprendere appunto quelle che sono tutte le cose che stanno dietro le quinte. Il giocatore può acquisire un po' di conoscenze che gli permetteranno poi di costruire i propri livelli. E qui arriviamo dunque alla seconda componente di Dreams. Possiamo definirlo un editor, perché durante le fasi di gioco tradizionale il giocatore, così come succedeva in Little Big Planet, inizierà ad accumulare materiali, proprio texture oppure degli oggetti, dei personaggi. Tutti gli elementi che il team di sviluppo avrà costruito per comporre i suoi livelli potranno essere poi usati dal giocatore, potranno essere remixati, diciamo così. Potremo prendere delle rocce, delle texture, degli oggetti a cui potremo cambiare orientamento, dimensione, potremo deformarli un po' per utilizzarli come mattoni costituenti con cui costruire il nostro stage. Quindi qui siamo ad un livello ancora di profondità intermedio, ancora non abbiamo visto tutti quelli che saranno gli strumenti principali del tool di sviluppo, ma potremo utilizzare quelli più semplici per appunto ricombinare gli elementi che avremo raccolto nel corso dell'avventura in forme nuove. Questo è un passaggio molto importante che mi permette di parlare di un elemento fondamentale di Dreams, ovvero l'accessibilità. Il tool di sviluppo vuole essere anzitutto accessibile e lo fa in due modi. Il primo è questo di permettere appunto di utilizzare gli elementi creati o dal team di sviluppo o da altri utenti. L'altro è quello di avere un'interfaccia che è sempre chiara, pulita e leggibile, che non affolla lo schermo, ma anzi che riesce a fare in modo che il giocatore si trovi davanti quelli che sono gli strumenti principali che possono servirgli, senza però complicare troppo le cose. Nell'ottica del team di sviluppo, appunto, questo processo di apprendimento è fondamentale, cioè si va dal gioco
all'editor e poi solo successivamente si entra proprio più in profondità, si scende di strato in strato fino a raggiungere il nucleo di strumenti che sono quelli che rappresentano poi il centro di questo motore, di questo engine. Ovviamente il processo di costruzione dei propri livelli anche in questa fase richiede comunque un po' di applicazione. Vi assicuro che con uno sforzo comunque limitato è possibile creare degli ambienti che siano coerenti, belli da vedere e magari anche inserire al loro interno alcune difficoltà di base. Ad esempio è possibile scegliere proprio a mano il percorso che devono fare le piattaforme, oppure inserire dei meccanismi che il team di sviluppo ha già preparato per approntare degli enigmi ambientali di quelli basilari. Tuttavia non pensiate che in una mezz'ora sia possibile creare un mondo di gioco. Sì, si può fare, però magari viene un po' una cozzaglia, serve magari un bel pomeriggio di applicazione per riuscire a costruire un livello anche bello da vedere, piacevole, assemblato sì con elementi costruiti da altri, ma che abbia un carattere tutto suo. Successivamente però, nel caso in cui vi sentiate più creativi e non vi basti più questa prospettiva da editor, potrete entrare più in profondità e lavorare con gli strumenti dell'engine, del motore di sviluppo, che sono vari e differenti. Il primo è uno strumento che permette di creare i propri modelli poligonali, ovvero è uno strumento di modellazione tridimensionale. È possibile scegliere varie forme geometriche, vari pennelli e anche adottare approcci differenti. C'è un approccio molto preciso che permette ad esempio di creare delle strutture architettoniche molto regolari, e c'è un approccio invece che permette anche con un po' di movimenti meno precisi, un po' di pennellate così dal sapore artistico, permette di creare dei modelli comunque coerenti, belli da vedere, con un tocco di impressionismo, diciamo così. Basta un po' smussare i contorni e è possibile creare comunque dei modelli molto piacevoli. Ovviamente in questo caso serve molto più tempo da dedicare alle proprie creazioni, però è possibile creare veramente di tutto, dagli oggetti che poi posizioneremo nel mondo di gioco ai personaggi che utilizzeremo insomma come protagonisti. Questi personaggi peraltro potranno essere anche animati, si potrà creare lo scheletro e potranno essere animati, si potrà creare un set di animazioni magari da associare ai vari tasti del pad. Nel caso in cui però non si voglia dedicarsi a creare delle animazioni personalizzate, ci sarà un sistema che automaticamente riconoscerà gli arti di questi protagonisti e genererà delle animazioni procedurali che permetteranno insomma di giocare anche con un modello con animazioni non personalizzate. Fra gli strumenti del tool di sviluppo ci sarà anche la possibilità di creare delle tracce sonore. Anche qui potremo remixare, diciamo, le tracce già esistenti, raccogliendo qua e là nel corso dei livelli alcuni sample audio per poi utilizzarli in sequenza, cioè metterli in sequenza e creare delle tracce, ma scendendo di nuovo più in profondità potremo addirittura arrivare a utilizzare dei sintetizzatori per creare completamente da zero un brano musicale. In questo caso sarà possibile anche importare nel gioco degli effetti registrati, magari volete importare la vostra voce o registrare qualche effetto sonoro ambientale che vi piace particolarmente, e anche qui la libertà è veramente massima. Io vi assicuro che l'interfaccia del tool di creazione acustico non ha niente da invidiare a programmi diffusissimi che hanno peraltro un costo ben maggiore di quello della produzione Media Molecule. Insomma, vi assicuro che i più creativi di voi avranno a disposizione davvero tutti gli strumenti per costruire da zero il proprio videogame. Nell'ottica del team di sviluppo, tuttavia, è importantissima anche un'altra questione, ovvero quella legata alla condivisione di questi contenuti. La piattaforma di condivisione di Dreams è stata ricreata completamente da zero. In Little Big Planet sostanzialmente c'era una piattaforma di condivisione che passava anche attraverso un sito esterno ed era possibile condividere solo le proprie creazioni finali, quindi i propri livelli. In Dreams invece potremo condividere qualsiasi cosa. Se abbiamo deciso di dedicarci alla creazione di brani audio, potremo creare una sorta di playlist e condividere solamente quelli. Se avremo costruito dei modelli di personaggi che crediamo possano essere interessanti, potremo condividere
condividere quelli. Se invece avremo personalizzato un modello preesistente con vari set di animazioni che ci piacciono, potremo creare una galleria in cui mettiamo in mostra solo e soltanto queste animazioni. Ovviamente ci sarà anche la possibilità di condividere non solo mondi di gioco, ma anche avventure che ci porteranno da un livello all'altro, e ci sarà anche una sezione dedicata solo ed esclusivamente ai cortometraggi animati, perché già immagino che la community vorrà togliersi tante soddisfazioni, e chi si sente più regista che game designer utilizzerà i modelli per approntare appunto delle storie puramente spettatoriali. In questo modo, peraltro, il gioco riuscirà a identificare il nostro profilo, dandoci dei punti esperienza in quelli che sono i macro ambiti della produzione. Quindi il gioco ci identificherà come animatori o come modellisti, oppure come creatori di livelli o ancora come musicisti. In questa maniera il team di sviluppo pensa di incentivare la collaborazione, perché ad esempio se qualcuno si sente abbastanza ispirato, vuole creare la propria avventura, ma non è bravissimo, insomma, a lavorare sul fronte audio, può andare a cercare nella community i musicisti più bravi e chiedergli se vogliono avviare una collaborazione, oppure magari anche andare a recuperare alcuni dei loro lavori e poi chiedergli l'autorizzazione per metterli nel proprio livello. Tant'è infatti che un altro elemento importante è che non solo il giocatore raccoglierà tutti gli elementi costituenti dell'avventura di cui abbiamo parlato all'inizio di questo video, ma anche affrontando i livelli degli altri creatori potrà raccogliere gli elementi che i creatori decideranno di condividere, e quindi entreranno a far parte della sua libreria e potranno essere utilizzati appunto nell'editor di cui si diceva prima. Ovviamente avrete capito che per quella che è la natura della produzione, Dreams non è di sicuro un titolo per tutti. Ci sono degli utenti che non si sentono appunto minimamente coinvolti dalla prospettiva di creare qualcosa di proprio e vorrebbero magari soltanto giocare. In questo caso il suggerimento è quello di aspettare un po' e vedere anche come reagirà la community. Idealmente il team di sviluppo ha pensato anche a questo tipo di utenti. Per esempio, c'è anche la possibilità di creare delle collezioni indicando quelli che secondo noi sono i contenuti più meritevoli, di creare una sorta di raccolta e di essere indicati come dei curatori, ovvero dei membri della community che selezionano, giudicano, criticano le produzioni fatte da altre e poi magari le promuovono e le fanno conoscere ai propri amici. È anche importante un'altra cosa, ovvero che già nei trailer che sono stati mostrati alla PlayStation Experience si vedono dei contenuti creati sì dal team di sviluppo, ma non inseriti all'interno della storia principale di cui abbiamo già parlato. Quindi io immagino che già al lancio, anche dopo aver finito la storia principale, si possa entrare direttamente nella piattaforma di condivisione e giocare a minigame, livelli, avventure indipendenti creati sia da Media Molecule che dai primi membri della community che verranno invitati a prendere parte probabilmente a qualche fase beta chiusa per popolare appunto questa piattaforma con contenuti inediti. Però ad oggi è impossibile dire quanti contenuti ci saranno e di quale qualità saranno, quindi probabilmente se siete fra quelli che si sentono meno creativi, anche se vi piace il gioco a livello di idea e vi piace appunto l'immaginario che è possibile costruire con i suoi strumenti, probabilmente vi conviene aspettare qualche mese dopo l'uscita e vedere quale sarà la reazione della community. Prima di concludere volevo rispondere a un altro paio di domande che spesso ci fate anche durante i nostri Q&A in diretta, ovvero se esiste una differenza fra un editor e un motore di gioco, un motore di sviluppo. Sicuramente esiste, io spero di averla anche accennata all'inizio di questo video, ovvero un editor è uno strumento che permette di utilizzare degli oggetti preesistenti, insomma, per costruire poi i propri livelli, mentre un motore di sviluppo, un engine, è uno strumento che permette di partire da zero, costruire i propri oggetti, lavorare anche sulle animazioni, lavorare su tutti gli aspetti di una produzione videoludica. E questo è l'obiettivo, o meglio l'ambizione di Dreams. Un'altra domanda che ci fate spesso è possibile che anche questa produzione faccia la stessa brutta fine di un altro
titolo che fu chiacchierato qualche tempo fa, ovvero Project Spark, che uscì sulle console di casa Microsoft e su PC. Intanto fra le due produzioni c'è appunto la stessa differenza che c'è fra un editor e un engine, e poi c'è da dire anche questo, che prodotti del genere si basano soprattutto sulla capacità di costruire una community e su un supporto continuativo e sulla lunga distanza. Project Spark era arrivato sul mercato con il fiato un po' corto, nel senso che sembrava che il supporto post-lancio dovesse essere legato ai risultati di vendita, risultati che non furono proprio eccezionali, e quindi poi il supporto fu terminato abbastanza in fretta, troppo in fretta. Mad Molecule ha già dimostrato invece di supportare le sue produzioni sulla lunga distanza, l'ha fatto con LittleBigPlanet, addirittura tutti i livelli sono ancora conservati nei loro server, speriamo che possa farlo anche con Dreams. Peraltro il team di sviluppo già conferma che, nonostante non sia disponibile al lancio, arriverà poi successivamente una modalità VR, segno che già hanno in mente un piano per il supporto post lancio, che sembra insomma interessante. Peraltro anche la capacità di lavorare a stretto contatto con la community e di innescare un dialogo è fondamentale. Con LittleBigPlanet il team ci è riuscito, tant'è che quattro dei creatori più famosi di LittleBigPlanet sono stati proprio assunti e hanno lavorato come level designer a questo Dreams. Quindi anche la capacità di incentivare la propria community e valorizzare i contenuti che da essa vengono prodotti è importante, e Media Molecule ha già dimostrato di saperlo fare bene. Siamo dunque arrivati alla fine di questo video. Prima di chiudere però volevo lasciarvi con una piccola curiosità legata al metodo con cui vengono salvati e immagazzinati i livelli creati dai giocatori. Dal momento che sarebbe stato molto complesso salvarli integralmente, soprattutto sarebbe stato dispendioso in termini di spazio, probabilmente sarebbero stati richiesti dei server enormi, il team di sviluppo ha adottato una strategia molto creativa, molto brillante, intelligente, ovvero ogni oggetto che costituisce i livelli o i personaggi, insomma, è salvato non come oggetto in sé, ma come una sequenza di azioni, ovvero come la sequenza di azioni che il suo creatore ha fatto per costruirlo. Quindi tutte le volte che vengono caricati i livelli, di base il gioco prende, replica velocissimamente questa sequenza di azioni e riassembla il modello poligonale associato. Quindi complessivamente livelli e personaggi non sono altro che una sorta di file di testo, un lungo elenco di azioni compiute dai creatori. Una strategia sicuramente brillante, che testimonia una volta in più l'arguzia di questo team di sviluppo. Siamo arrivati adesso veramente alla fine, io vi ringrazio per avermi seguito, spero di avervi raccontato in maniera più approfondita Dreams, di avervi tolto eventuali dubbi. Se avete altre domande, ovviamente lasciatele nello spazio dei commenti, fateci sapere anche magari qual è il prossimo titolo di cui vorreste sentir parlare, e nel caso cercheremo di farlo. Cercatemi ovviamente sui social, io sono Francesco Fossetti, vi ringrazio una volta di più e ci vediamo alla prossima.